e dirlo agli altri. Domani abbastanza per parlare di lui. Voglio sapere se tu ami il mio signore. Italo Simoni che ami Cristo, grida tutto il mondo che ami Gesù. Voglio sapere se tu ami il mio. Oh, c'è qualcuno! C'è qualcuno tra di voi che ami Cristo, c'è qualcuno che ami il Signor Gesù. Voglio sapere se tu ami il mio. Oh, lo ami abbastanza! Ami abbastanza per dirlo agli altri, ami abbastanza per parlare di lui. Voglio sapere se tu ami il mio. Oh, non le gridano! Gridano sui monti che ami Cristo, grida tutto il mondo che ami Gesù. Voglio sapere se tu ami il mio. Oh, voglio sapere! Voglio sapere, voglio sapere se tu ami il mio Signore. Io faccio così, nulla è buono, e può cantare tutta notte. Io faccio così, nulla è buono, e può cantare tutta notte. Mi luna tutti così, hai il Signore non è noi. E mi fa stare in bordo. Oh, per cantare, vai! Per cantare la tutti tra la leru leru la tra la leru la le tra la leru leru la tra la leru la le tra la leru leru la tra la leru la le tra la leru leru la. Vai, insieme! Io faccio col Signore buono, devo cantare tutta notte. Bene, dicio! Faccio così, Signore buono, devo cantare tutto io, devo cantare tutto io. Mi luna tutti così, mi luna tutti così. Aiuto, Signore, non mi muori, perché mi fa fare il buono. Per cantare! Per cantare la tutti. Tu dici, ne vai! Qualcuno tra di voi che ami Cristo, c'è qualcuno che ami il Signor Gesù. Voglio sapere se tu ami il mio. Oh, lo ami abbastanza per dirlo agli altri, lo ami abbastanza per parlare di lui. Voglio sapere se tu ami il mio. Allora gridalo a tutti! Gridalo sui monti che ami Cristo, grida tutto il mondo che ami Gesù. Voglio sapere se tu ami il mio. Voglio sapere se tu ami il mio Signore. Amen. Alleluia. Bene, siamo pronti? Stiamo caricando qua dentro, amen. Andremo per le strade, ma non solo per le strade, fratelli, non aspettiamo dei momenti particolari, ma evangelizziamo, parliamo agli altri del Signore, amen. Facciamo del bene a noi stessi, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E poi se le persone scoprono che c'è un Signore, che ancora c'è una speranza, in cui c'è ancora una porta aperta che può compiere ciò che umanamente è impossibile, voi pensate che non sia una buona notizia questa?